Eh sì, Lorella, esatto, lo potete vedere alle nostre spalle, Covid-19, questa è l'indicazione. Questo dopo lo Spallanzani è il secondo ospedale che dunque sarà destinato ad ospitare i pazienti affetti da coronavirus, poi ne arriveranno altri due, si arriverà a 1500 posti letto, 1000 solo nella città di Roma. Noi siamo qui con il professor Fantoni che dirige l'unità che è stata allestita veramente a tempo di record, appena una settimana. Allora, come vi state organizzando all'interno? Qual è la situazione della terapia intensiva, per esempio? Eh sì, effettivamente in pochi giorni c'è stata una trasformazione velocissima, straordinaria. E la nostra unità sarà composta da appunto letti di, per malati acuti non intensivi. Si tratterà di equip multidisciplinari costituite da infettivologo, pneumologo e geriatra. Questo riteniamo che sia un valore aggiunto per la complessità clinica, diagnostica e terapeutica di questi pazienti, in modo da poterli affrontare nel modo migliore. Avremo un'ottantina di posti letto di degenza ordinaria che potranno trasformarsi in terapia subintensiva e 59 posti letto di terapia intensiva gestita dai colleghi rianimatori con i quali saremo evidentemente in contatto funzionale permanente. Tra l'altro, professore, state facendo davvero un lavoro enorme, tutti stanno sacrificando ore del proprio tempo libero, però l'assessore D'Amato nelle scorse ore ha detto dobbiamo combattere e vincere una guerra. Quali sono i suggerimenti da dare ai cittadini? Che cosa bisogna fare per vincerla, questa guerra? Beh sì, i consigli sono quelli ormai noti e diffusi, quelli del distanziamento sociale, muoversi il meno possibile, stare sempre il più possibile a distanza l'uno dall'altro. Noi sentiamo un grande sostegno, una grande solidarietà. Noi come operatori sanitari, gli infermieri, i medici, tutti siamo veramente impegnati, sono saltati riposi, sono saltati turni e naturalmente siamo ben consapevoli che è una lotta molto forte, la speranza anche è molto forte, le energie sono tante, ce la metteremo tutta. Grazie, grazie Edoardo Lucarelli, grazie dottor Fantoni, buon lavoro davvero e complimenti per tutto il lavoro. Esatto, anche per la tempistica, davvero davvero encomiabile. Grazie a tutti gli operatori sanitari che, come stiamo documentando, insomma, sono in primissima linea. Da Roma